Siamo, ma fingiamo d'essere. Siamo quelli delle serate per strada per 24 ore, ma che cervelloticamente rimangono in disparte per ore. Siamo quelli che dicono di non centrare nulla in situazioni scomode, ma solamente per rendersi le scarpe più comode. Siamo quelli che sanno di doversi mettere da parte in delle questioni in cui sanno di non centrare niente, ma che decidono comunque di restarci accontentando il proprio ego invadente. Siamo quelli che con le loro ambizioni credono d'essere pungenti, ma che poi si vanno a scagliare con le stesse loro armi taglienti. Siamo quelli che si spacciano per incompresi, ma che poi non sanno ringraziare nemmeno per i servizi a loro stati resi. Siamo quelli che si spacciano d'essere dei distruttori, ma che poi, per un braccio o un giorno non bucato, si vanno a scacciare in mille tormentosi timori. Siamo quelli che in quest'epoca scrutano l'alibi per fuggire, ma solamente perché non hanno il coraggio di agire. Siamo quelli dalla faccia bella, ma che nonostante ciò hanno comunque la tremarella. Siamo quelli della madrelingua, ma che poi troppo spesso la perdono la lingua. Siamo quelli per gli altri dai mille conforti, ma che per loro stessi riescono a produrre solo pensieri sbagliati e contorti. O uomo degli anni 70, siamo quelli che non ti immagini. Siamo quelli che restano in piedi, ma che cascano in mille voragini. Quelli che ambiscono all'artificiale luna, ma che riescono ad ottenere solamente un'enorme ed insignificante duna. Lo so, tu ti saresti aspettato di più, ma che ci vuoi far se siamo l'epoca dove scriviamo su Facebook anche quando ci mangiamo il tiramisù?